Sarebbe meglio nel senso da un'amica per picchiarti, io non picchio mai nessuno. Ma dimmi. No, ma che... io sono non violento, per la non violenza. Vabbè, sempre, Edoardo, eh? Che vuoi? Dai, stai prolungando la tua presenza qui per fare un po' di esibizionismo. Visto che dai. Hai deciso di andare in onda il 25 aprile, no. Invece di andartela a fanculo, tu insieme a quell'altro pupazzo di Parenzo, tu mi devi fare tutta una puntata Eccoci, dedicata grazie, al 25 aprile. Più o meno, devi mettere, più o meno. Devi mettere bella ciao a ripetizione. Ma che vuole questo qua? Non quella ho musica rock. Ragazzi, ma perché mi avete lo chiamato capisci? Questo imbecille che non ha niente da dire? No, non ha nulla da dire questo Edoardo, non ha niente da dire. Sei solo un esibizionista. Sei solo un esibizionista, ma ti dico che non sei efficace. Non funzioni. Non funzioni. Perché non ne parli più di Vannacci? Non funziona. Abbiamo con noi un sindaco speciale, ve lo annuncio attraverso questi meravigliosi audio prodotti da codesta trasmissione. Vai regia! Ma lei è anche a favore dei matrimoni gay, per caso? Per carità, a me non mi interessa. Allora, parliamoci chiaro, a me non è che mi interessa quello che fa a letto un'altra persona, però far diventare la cosa normale, ecco, lì sono contrario. Perché lei non pensa. Secondo lei non è normale, ecco. La cosa, non è normale. No, non è normale, no. Torno al discorso religioso, sì. Dio ha detto andate moltiplicatevi, non andate, prendetela nel culo. Ognuno può fare quel cazzo che vuole a casa sua, io non so sindaco. Niente, se tu complimenti sindaco, sa che tu lo fai, vai con Parenzo, sì. A me non me ne frega niente, capito? Sì. Però non passi che sia una cosa normale, questo dico. Scusi, secondo lei io non sono omofobo, non so niente, io sono uno che lei è un asino come quelli che alleva. Però scusi un attimo, secondo lei metterselo in quel posto non è normale? Cioè una persona, la sodomia, la famosa sodomia. Ma per me non è normale, non è normale, poi se due persone lo ritengono normale sono pregate di farlo e di non rompere le scatole. Ho delle pretese strane, mi sposo, voglio avere i figli, voglio avere qua, voglio ecco quello lì, ecco, quello lì. Secondo lei avere i figli i gay non li possono avere, cioè non possono adottare i figli, secondo lei, per carità di Dio, l'adozione dei figli. Allora due uomini non possono far da mamma e due mamme non possono far da babbo, c'è mica niente contro queste persone. Ho capito, io, ma lei dice che non è normale, però non è normale metterselo nel culo. No, non è naturale, è contro naturale. Natura secondo me. Il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, buonasera. Buonasera Giuseppe. Buonasera, eccoci qua, caro Parenzo, eccoci non qua. Non c'è allora, nessuna buonasera. Perché non buonasera. È buonasera? Allora ho capito perché. Un povero esibizionista mascalzone. Mascalzone è gravissimo. Mascalzone. Ma è stato un incursore della Folgore. Una che ha servito il paese. Che cazzo hai fatto tu? Ti dico io dove deve fare l'incursore, È una brutta persona. Ma perché una brutta persona proprio, che ha detto, non ho capito. Per quello che ha detto, posso dire che è una brutta persona? Questa può essere una bella occasione per chiedere scusa. Ma quando mai? Vuole chiedere scusa lei, signor Giannini? No, non c'ho nulla da farmi perdonare. Io non ha nulla da farsi perdonare. Il sindaco, espressioni orribili. Sono stato nella sua città. Posso dirti una cosa? Posso dirti la verità? Sono stato nella sua città a Pennabilli. Io non ci vado fino a quando governa lui. Non ci vado. Sino anche dove cazzo è Pennabilli? È in provincia di Rimini, sull'Appennino tosco-emiliano. Sull'Appennino emiliano. Fino a quando c'è lui, non Ma perché? Ti è un posto accogliente, un posto bello, ma perché non vuoi andare? Niente, non ho capito, ma perché non vuoi andare? Perché se i cittadini di Pennabilli hanno scelto questa persona per rappresentarsi, per farli rappresentare, io preferisco non andare, ma ho il diritto di no. Però non dico di non andare, io non tra è che sono ho scoperto, il contagio, ho contrario. Tra l'altro forse hai paura di venire a Pennabilli. Esatto, no, sì. No, hai paura, A Pennabilli? A parte che non c'è un cazzo da vedere, c'è nulla, c'è un museo, c'è un cinema, cosa c'è? Innanzitutto una buona cucina e belle gnocche. Belle gnocche. Bastano quelle? A lei sindaco piace molto la figa, giusto? È certo che mi piace. Cioè, nel senso che lei la preferisce sopra tante cose, diciamo, no? Esatto. E sopra tante cose. Lei lo dice anche orgogliosamente, perché oggi non si può dire più un cazzo, praticamente. Se uno dice quella è una bella figa per strada. No, si può dire. Bisogna rispettarle, non si possono usare violenza, perché se c'è una donna me la deve dare per compassione, che se la tenga pure, piuttosto mi ammazzo di sé, che finché non mi si stacca. E poi lo do da mangiare al gatto. Ma signor Giannini. Ma tu ti rendi conto? No, non fai
ridere. È il numero uno assoluto. Posso dire una cosa? Scusi, secondo lei le donne oggi, cioè, hanno paura di ricevere un un uomo rischia quando fa un complimento a una donna ormai? Con questo politicamente corretto che c'è in giro? Sì, si rischia veramente. Rischia. Sì. Lei qualche volta vede. E anche per quello che sono diminuite le coppie vere, i figli. Cioè, sono aumentati i froci, dice lei. No, non dico i froci, dico. No, questo lo dico io. Va bene, no, no. Cioè, ci sono più omosessuali secondo lei? Beh, oggi. Certo, oggi sono più omosessuali, ma ci perché sono anche. Secondo lei ci sono più omosessuali? Non lo so, forse hanno paura delle donne. Cioè, chi? Gli uomini? Gli uomini hanno paura delle donne. Cioè. Anche il fatto di arrivare a fare dei complimenti e prendersi delle denunce, perché può succedere benissimo. Beh, sì, assolutamente. Ormai può essere una cosa che frena. Ecco. Cioè, anche uno oggi uno non può dire guarda che bel culo che hai, no? Se no puoi passare un guaio. Diciamo. Beh, io non lo dico mai, lo penso. E poi io le donne, ovviamente, quando ne ero sposato, le corteggiavo in modo diverso. Non sono sconcio con le donne, sono un signore con le donne. Assolutamente, però non mi dica adesso che lei è da sposato. Molto volgare. Non mi dica lei da sposato, però non fa nulla. Non mi dica questo. È fedele al 100%. 100%. Sono felicemente sposato. In testa, diciamo, è fedele formalmente. No. Sono fedele. Vabbè, senta, lei si dichiara antifascista? Perché mi devo dichiarare antifascista? È sindaco di una città. Io non sono anti niente, io non mi dichiaro anti. Come se io dovessi entrare in una chiesa cattolica, magari mi dicono no, ti devi prima dichiarare antimusulmano. Io non mi dichiaro antimusulmano perché non sono contro i musulmani. Se devo andare con una donna mi dice tu ti devi dichiarare anti-gay, io non mi dichiaro anti-gay. Io sono in pace con tutto il mondo, io non mi dichiaro. Lei non è antifascista, però diciamo. Non è antifascista lei. Io non sono antifascista, io sono propositivo, io sono sì, pro nelle oggi, cose. Oggi sindaco, uno vuole la dichiarazione di antifascismo. Io non la do sicuro. Non la dà sicuro. Assolutamente. Lui dovrebbe giurare sulla Costituzione. E la Costituzione infatti io giurato sulla Costituzione e la rispetto. La Costituzione da chi è firmata la Costituzione? Sì, ridimmi le cazzate dell'altra volta, di chi è firmata da non chi conta. È se voi sapete da la Costituzione firmata? Sono tante cose che io non approvo, però io la rispetto perché ho giurato sopra. Ma ti credo. Ecco. Però lei non si vuole dichiarare antifascista? Assolutamente no. E che pensa del 25 aprile? Che sia una festa rossa, dominata dai rossi? Ma, allora, io oggi per esempio ho festeggiato, era l'anniversario del Reggimento San Marco, quindi Oggi sì, 25 aprile, San Marco. Comunque è libero. Quindi voglio fare gli auguri a tutti i fanti di Marina, e i Marò e i Lagunari del San Marco. Sono più importanti quelli del 25 aprile della Resistenza, dice lei. Ma il 25 aprile è la Resistenza, ho capito. Ma il 25 aprile, alla fine, storicamente non è nulla. Il 25 aprile, il 25 aprile nel calendario non c'è nulla. Non c'è. Se avessero vinto quelli come lui, avrebbero vinto le camicie nere di Hitler. Avrebbero vinto perché la Repubblica Sociale allora Hitler già aveva le camicie brune proprio e non c'entra niente il fascismo non c'entra niente con il nazismo. Io sono contro antinazista. La Repubblica Sociale Italiana era sostenuta dai nazisti, questa è la storia, sì va bene. Comunque il 25 aprile storicamente non c'è niente, c'è stato solo un proclama di insurrezione generale da parte dei partigiani. Facciamo finire di parlare lui perché sennò non si sente cosa voglio dire. Per me i partigiani questo è un sindaco, ti rendi conto? Sì, sono un sindaco, orgogliosamente sindaco. I partigiani secondo me dicevano che erano sulle montagne a combattere. Sulle montagne vai a osservare gli scoiattoli, certo. Prima cosa. Loro erano sopra le piante che si nascondevano sopra le piante, tremavano come delle foglie, tremavano dalla non paura. Non tremavano niente perché scusa, mettiamoci d'accordo. Hanno fatto dei mucchi di ghiande così a forza di tremare sotto quelle querce, un mucchio di ghiande così. Lei con chi si sarebbe schierato all'epoca? Con la Repubblica Sociale. Lei si sarebbe schierato per l'onore d'Italia, certo. Ma scusi, lei però adesso talvolta nella vita bisogna sapere anche lottare, è un anche sopravvissuto. No, nella vita talvolta bisogna anche saper lottare anche senza speranza di vittoria per difendere. Cioè lei sarebbe morto, morto nella Repubblica Sociale, sarebbe stato orgoglioso di morire. Avrei venuto a toccare la pelle, sarebbe ma io morto per il baffino. Sarei stato orgoglioso innanzitutto di difendere la bandiera e salvare l'onore d'Italia. Poi se Dio mi dava il privilegio di morire, io sarei stato contento. L'orgoglio italiano. Però scusate, tutti quelli che si sono schierati dall'altra parte per lei sono stati dei traditori. Allora, quelli
quelli che sono schierati dall'altra parte, tutti sono spazzati di essersi schierati che erano partigiani. Ci sono delle persone che erano magari militari diciamo di carriera, non è un bel termine, però militari che erano già diciamo stipendiati, che loro sono rimasti al servizio dei loro reparti. E in quel dopo l'8 di settembre c'è stata una confusione così generale, che molti sono rimasti a combattere per il re. Sì. Quindi quelli a un certo punto hanno eseguito gli ordini. Però lei dice non l'avrebbe tradito lei no, non l'avrebbe tradito. No, assolutamente no. Questo quindi signor avrebbe combattuto per gli stranieri, cioè per gli invasori, cioè per dunque i nazisti. Oggi non c'è niente da festeggiare. La bandiera lei italiana. Per i nazisti. Lei non c'è niente. Lei ce l'ha una bandiera della Repubblica di Salò a casa da qualche parte? No. Non ce l'ha. No. Non ho fatto l'unica sua bandiera è quella italiana. È quella italiana, che dovrebbe essere quella di tutti. Dunque, io no, prima cosa sono atti? Io sono uno propositivo, io sono pro. Perché il 25 aprile. Io sono un coglione, poi detto da un altro coglione, e te siamo dentro lo stesso scroto. Io sono Ernesto, coglione destro, te sei Evaristo, coglione sinistro. Ecco, ma scusi, Bella Ciao, lei si riconosce nella canzone Bella Ciao? Ma questa qui è una canzone che l'hanno cantata al Festival di Spoleto nel 1964, non c'entra niente con la Resistenza. Avevano una paura sopra quelle piante, vanno a cantare. Tremava come delle foglie. Ma che erano dei codardi, partigiani, non ho capito. Erano dei codardi, signori partigiani. No, i partigiani che hanno combattuto è una cosa, ma quelli che erano nascosti sopra le piante, che la maggior parte era sopra le piante, erano dei codardi. Ma che canzone è Bella Ciao? No, Bella Ciao è stata scritta da un fisarmonicista ucraino, un certo mi sembra Ziganov, come si chiama, non mi ricordo, non so la pronuncia, io sono italiano. Che ha scritto questa qui, questa canzone, che praticamente è stata presentata al Festival di Spoleto nel 1964. Rappresenta questa canzone. Ma che canzone? Cioè, è meglio, che ne so, Faccetta Nera è meglio. No, ma io sono contrario anche al colonialismo che ha fatto Mussolini, per quello. Non è che. Comunque, caro Parenzo, il sindaco di Pennabilli sarà uno degli uomini che sosterranno la campagna di Vannacci, da quello che so, no? O sbaglio? Ma io ho saputo oggi la notizia, se me lo chiede, lo sostengo. A disposizione. Sì. Sono a disposizione, ci posso essere un suo legionario. Un legionario di Vannacci. Esatto. Un legionario. Che bella espressione, ma complimenti. Ci sono solo delle elezioni, non c'è una guerra. Ma te non sei andato con la legione ebraica oggi a festeggiare? Sì, è andato. No, con la legione. Cos'è? Mi permetta. Ma hai detto il coglione, dammi pure del tu, non mi dar del lei adesso. Era il ricordo della brigata ebraica, che è stata la brigata fatta da ebrei che assieme agli inglesi ha contribuito a cacciare il nazifascismo. Quindi erano dei combattenti per la libertà. Allora, si chiama Brigata Ebraica. Scusate, ti voglio chiedere un'ultima cosa, caro sindaco, che è questa. Tu l'altra volta mi hai detto, quando sono venuto a trovarti a Pennabilli, che un matrimonio omosessuale non lo celebreresti mai. No. È un mio principio. Se si presentano due gay al comune da te, lo faccio sposare la dipendente preposta. Cioè, non lo faresti mai? No, assolutamente no. Non sei d'accordo con questa cosa? Non sono d'accordo e i miei principi non sono negoziabili. No, si presentano due, dici lo faccio sposare da altri. Dai, certo, se sono costretto è ovvio. Io perché? Rispetto le leggi, rispetto la Costituzione. E perché non vuole? Non gli piace, io non lo faccio, è contro i miei principi. Lei discrimina. No, io non dico che non li faccio sposare, non li sposo, è diversa la faccenda. Mica si oppone, si incatena davanti al comune, non li vuole sposare, perché lei, a vedere due uomini e due donne che si stringono la mano e che si baciano, che effetto le fa questa cosa? Ma allora, due uomini che si baciano, diciamo, mentre allora, si danno... se sono a casa loro non mi interessa niente, sì. Pubblicamente mi dà fastidio, ma devo dire una cosa, mi dà fastidio vedere anche un uomo e una donna che pubblicamente si baciano, sono effusioni che si fanno in intimità. L'atto di matrimonio, quando uno si bacia, due donne, lo vede in naturale, come una cosa innaturale. Sì, ma io non lo voglio nemmeno vedere io. Non lo vuoi vedere? No, non lo voglio vedere. Non lo vuole vedere, ma se vedere. Uno se lo vuole vedere. Non Alessandra, lo voglio proprio vedere. Alessandra da Milano, sentiamo Alessandra da Milano. Non lo vuole vedere, ma uno avrà il diritto di... Innanzitutto, viva il 25 aprile, viva la liberazione da quei porci nazifascisti dall'Italia. Chi non lo festeggia è uno stronzo. No, chi non lo festeggia ha il diritto di non festeggiare. Ma che vuoi imporre alle persone di festeggiare? Questo è fascismo, imporre alle persone di festeggiare. Ma che cosa? Chi non riconosce che l'Italia è stata liberata oggi, è uno stronzo. Vabbè, punto. Poi ricapitoliamo, tu adesso c'hai ospite uno, che è sindaco di una città con il nome di un mobile IKEA, che dice di essere stato nella folgore, ma in realtà è solo un folgorato, ed è pure omofobo. Quindi complimenti, Cruciani, è arrivato il momento che la gente come te, la gente come quell'altro, quello che non mi ricordo il nome, che è andato a farsi il parrucchino in Turchia, a fare il fan club dei parrucchini, non lo so. Il parrucchino in Turchia, scusa.
avete rotto il cazzo, vi devono fermare. Ma perché avete rotto il cazzo. Ma non rompere i coglioni. Non è la stessa cosa dire antifascista e anticomunista. Come la no? È uguale, di dire è, uguale, no, è uguale, è uguale, uguale. Non è per niente uguale. Come no? In Italia anzi, abbiamo avuto il fascismo. E che c'entra? Avuto ancora con questo argomento ridicolo. No, è un argomento ridicolo. È un argomento ridicolo. I comunisti hanno fatto milioni di morti. 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 Dove milioni di morti? In tutto il mondo. In tutto il mondo. Dai, ridicola. Sei ridicola. Guarda, no, sei tu ridicolo che minimizzi le cose. Sei un personaggio ridicolo. Sei un... No, sei tu ridicolo. Ferma un attimo, ferma macchietta. Lì, resta lì. Scusi un attimo, sindaco, lei è anticomunista? Io non sono anti niente, non li sopporto i comunisti. I comunisti non sono, no, per carità, cioè, non li sopporto. I fascisti e i comunisti. Certo. I comunisti hanno fatto delle stragi, tanti di quei morti a far paura. Anche là dalle parti sue, diciamo. Anche dalle parti sue hanno fatto stragi. Dappertutto hanno fatto. Dappertutto hanno fatto stragi i comunisti. I comunisti. Meglio i fascisti dei comunisti. Lei preferisce. Questo è sicuro. Questo grazie è sicuro. Grazie sindaco, fermi come tutti. Grazie. Fermi, grazie di che cosa? Del delirio. Fermi tutti.